Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nei prossimi 2 anni la Regione riuscirà a garantire l'attuale livello di spesa su politiche sociali, istruzione, innovazione, diritto allo studio e sostegno allo sviluppo senza ricorrere a nuova tassazione. È quanto emerge dal rendiconto 2015 dell'ente, approvato a maggioranza dal Consiglio. Critiche le opposizioni che hanno lamentato l'assenza di programmazione. Raffaele Gallo, Partito Democratico. Ci consegna una regione con i conti in ordine, con un risultato che è frutto delle attente scelte politiche che ha fatto l'amministrazione in questo anno e quindi che ha garantito le politiche regionali dandone copertura. Certo, questo risultato positivo è dovuto anche all'operazione straordinaria con il commissario di governo che ha garantito e permesso la continuità dell'operatività della regione. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Il rendiconto della regione Piemonte 2015 chiude anche quest'anno con un disavanzo sopra un miliardo e quattro. Il debito è finanziarizzato, cioè con mutui, arriva a oltre 8 miliardi e noi crediamo che la Regione debba fare ancora una forte azione di trasparenza e di concretezza sulla risparmi per quanto riguarda l'efficienza della macchina amministrativa. Il sottopasso di Corso Grossetto a Torino produrrà benefici all'intero sistema della viabilità torinese. Modificare il progetto oggi significherebbe perdere i finanziamenti e dover pagare penali. Lo ha ribadito l'assessore ai trasporti durante la comunicazione in aula richiesta dal Partito Democratico. È addirittura d'arrivo a Roma il decreto che ridefinisce i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Le principali novità sono state illustrate in aula dall'assessore alla sanità. Tra queste, l'aggiornamento degli elenchi delle malattie rare e di quelle croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione. Fino al 12 ottobre è allestita all'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino la mostra artistico-letteraria Viaggiando tra i colori, colori del Piemonte e colori della poesia. L'evento, curato dal Centro Studi Cultura e Società, propone 26 opere. Ernesto Vidotto, coordinatore del centro. Quella di quest'anno è suddivisa in 2 sezioni, tutte dedicate ai colori, colori della poesia, con una serie di quadri che illustrano 13 poesie con cui abbiamo prodotto uno spettacolo, e una sezione dedicata ai colori del Piemonte. Anche quest'anno il Consiglio regionale ha pubblicato l'agenda scuola, diario scolastico per gli insegnanti. Novità di questa edizione è la collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali per promuovere e incrementare la cultura scientifica tra le giovani generazioni. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.